tranquila, esta nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Para salir de locura, morena, bella, mi un lado. Llegué y vaya camperado, quiero que deje tu duro. Para salir de locura, morena, bella, mi un lado. Quarta giornata del girone B, siamo qui con Raimondo Toni, giocatore del Borussia Dortmund. Toni, complimenti per la prestazione di stasera, avete vinto, altri tre punti che avete portato a casa. Un resoconto della partita da parte tua? No, una bella partita, intensa, i ragazzi della squadra avversaria, forte, perché correvano,
e quindi noi siamo un po' più grandi, più esperienti e ovviamente ci è andata bene questa volta. Tony, 3 vittorie e 1 sconfitta, 9 punti in classifica, questa squadra dove vuole arrivare? Che obiettivi ha? L'obiettivo, quello mio, è sempre arrivare sempre ai primi posti. Poi lì siamo, primo, secondo, terzo. Puntate a vincere questo torneo, insomma. Sì, sì, sicuramente, come tutti. Ma una domanda, c'è un'altra domanda. Un giocatore chiave della tua squadra che cioè si fa notare maggiormente, cioè che spinge la squadra? Che sì, sono tutti che spingono, ma il più, diciamo, che ci dà una marcia in più è Andrea, quando gioca, quando vuole giocare. Va bene, ringraziamo Raimondo Toni e lo rimandiamo alla prossima intervista. Grazie. Della Super League, siamo qui con 2 giocatori dell'Atletico Maugeri, Zuppelli e Sigali. Allora, partiamo da Zuppelli. Zuppelli, una prestazione abbastanza, cioè sulla sufficienza, diciamo, in difesa, però la tua squadra ha perso, purtroppo. Un resoconto della partita? Abbiamo giocato bene, solo i ragazzi si incavolano troppo e sbagliano troppo palloni, non giocano bene. Devono giocare più combatti, la squadra. Allora, 4 partite, 4 sconfitte. Che cosa deve cambiare la vostra squadra? Deve cambiare che devono giocare tutti a pallone e non pensare solo in positivo, giocare soli e fare più gioco palla e tirare più in porta. Sigali, una domanda a te: stasera hai segnato un gol, però non è stato abbastanza per vincere. Magari prossimamente si spera in una prestazione sopra la sufficienza da parte tua. Sì, infatti dobbiamo cercare di giocare meglio, dobbiamo fare più gol e non dobbiamo fare polemiche, dobbiamo pensare soltanto a giocare senza rigarci come è successo stasera. Magari con 4 cambi sono un po' troppi. Sì, infatti siamo un po' vi siete innervositi anche per questo. Ragazzi, in bocca al lupo per la prossima partita. Grazie. E vi rinvio alla prossima intervista. Grazie.